Un ragazzo particolarmente triste decise di chiamare una sua amica per chiederle di passare un po' di tempo con lui. Andarono al bar e il ragazzo iniziò a raccontare. In quel periodo si sentiva proprio giù. Aveva litigato con un amico e non erano ancora riusciti a fare la pace. Sul lavoro c'erano un po' di difficoltà e temeva di essere lasciato a casa. Visto che era molto teso, anche in famiglia le cose non andavano bene e litigava spesso con i suoi. E ciliegina sulla torta, anche con la ragazza erano in un momento di stallo. L'amica l'ascoltò in silenzio e quando smise di parlare tirò fuori dal portafoglio una banconota da 50 euro e gli disse: «La vuoi?» «Beh, certo, chi non la vorrebbe?» Allora iniziò a stropicciare la banconota stringendola tra le dita fino a farne una piccola pallina. «E adesso la vuoi ancora?» «Beh, sì, sono sempre 50 euro». La gettò per terra e la schiacciò per bene con la scarpa, poi la riprese e gli chiese nuovamente: «La vuoi ancora?» «Ma che stai facendo? Certo, è sporca e spiegazzata, ma è pur sempre una banconota da 50 euro». Amico mio, a volte la vita ti accartoccia, ti stanca, ti butta a terra, ma questo non cancella il tuo valore. Puoi sentirti triste, puoi essere giù, puoi litigare con le persone che ti sono più care e sentirti schiacciato perché non ti senti compreso da nessuno. Ma niente e nessuno può cancellare ciò che sei. Quando sei abbattuto, non dimenticare mai quanto vali veramente». E infine gli porse il biglietto da 50 euro. «Allora tienilo, ok? Però alla prima occasione ricordati di darmelo un altro in buone condizioni, casomai dovessi usarlo per un altro amico in difficoltà».